A lasciare il grembiule è purtroppo Maria e va avanti Umberto. Tradizione batte innovazione. Nell'ultimo quarto di finale è andato in scena al ristorante Il Galeone, dove ha trionfato il rappresentante di commercio Umberto Gennari con la gallinella all'acqua pazza con omaggio ai piatlette, accompagnata da un crostino e fantasie di verdure. È stata una bella esperienza, un'esperienza intensa, anche perché voglio dire, far uscire 80 coperti all'unisono, cercando di utilizzare comunque le tempistiche giuste, i sapori giusti e anche la temperatura del piatto, perché è fondamentale. Ci vuole una grande organizzazione, un gioco di squadra, e penso che sia un insegnamento anche per la mia professione, il mio lavoro, cercare di lavorare in una squadra così affiatata e ben organizzata. Il suo piatto ha avuto la meglio sull'antipasto preparato dal medico del 118 Maria Oliva Poggiani, che ha presentato il faro della fortuna, una torretta di triglia e patate con un letto di vellutata di gamberi e zucca gialla. Va bene così, mi piace cucinare e continuerò a cucinare. È stata una bellissima esperienza e benvengano queste iniziative in questa città bellissima. La giuria tecnica ha valutato i piatti quasi sullo stesso livello, ma alla fine ha prevalso il gusto della tradizione che Gennari è riuscito a mettere grazie ad un'acqua pazza pienamente riuscita e ad una triglia cotta alla perfezione. I grandi consensi raccolti poi dalla giuria popolare hanno permesso al rappresentante di superare il turno e di andare in semifinale. Semifinali che sono in programma per martedì 17 novembre da Chiles, dove si affronteranno Luglietta Marcu e Lisa Tomasucci, mentre giovedì 19 all'Osteria al 26 gareggeranno Umberto Gennari e Chiara Sabati.